Buongiorno a tutti, cari amici e care amiche. Oggi vi mostrerò come si pulisce la rucola selvatica. Guardate quanto è bella, questo bel mazzettino che noi acquistiamo ai mercati generale. Questa rucola è molto buona, a differenza di quella coltivata, questa è più piccante. Ed è la rucola, secondo me, la più buona in assoluto. Comunque, prima di farvi vedere il video, di cominciare a pulire la rucola, iscrivetevi al mio canale, mettete un like se vi piacciono i miei video e condividete. Ora vi mostro. Innanzitutto, questa rucola viene attaccata con una semplice molla per creare un mazzo che poi noi andrò a vendere a pezzo, non a chilo. Ecco qua. Allora, innanzitutto vi volevo farvi vedere delle ca le caratteristiche di questa rucola. Come dicevo, questa, a differenza di quella coltivata, c'ha la foglia zigrinata, vedete, e poi c'ha molti puntini, vuol dire che questa è stata mangiata dagli insetti. Comunque non vuol dire che ci sono gli insetti, perché la rucola è abbastanza pulita. Crescendo allo stato naturale è normale che è più esposta alle temperature più alte, più basse, ma è molto buona. Anzi, poi vi mostrerò anche come la si mangia, se avete piacere di vedere. Allora, ricominciamo su. Allora, naturalmente non bisogna farsi prendere dal panico, ancora si vedono le foglie gialle, le foglie puntellate. Comunque queste sono buone sia da fare l'insalata sia da fare con la pasta, o si può fare anche il pesto di rucola. Naturalmente, vi ripeto, io non sono un cuoco e attualmente le ricette non le conosco, però conosco, so che la rucola, perché noi la mangiamo anche qua, è molto buona da cucinare insieme alla pasta con il formaggio forte. Eccola qua, guardate quanto è bella, bellissimo. E così facendo si sceglie tutte le foglie buone. In questo caso questa è verdina, può andare bene. Ecco qua. E questo è il ramo che ho appena pulito. E così via facendo con gli altri rametti. Naturalmente queste foglie non sono molto buone perché sono un pochino ciandante, vedete? Questa, se la tieni un paio di giorni, diventa ancora più brutta e si marcisce. Dobbiamo sempre scegliere la rucola buona, che la possiamo conservare. Una volta lavata bene bene, la possiamo congelare e la possiamo conservare già lavata in un contenitore di plastica. Così può durare 4-5 giorni, una settimana. Io quando la pulisco e la tengo qua al negozio, si riesce a mantenere anche 4-5 giorni. Non di più, se no poi marcisce e la si va a buttare. Prima si consuma, meglio è. Ecco qua. Così vi ho fatto vedere, vi sto facendo vedere come si pulisce la rucola selvatica. Se il mio video vi sta piacendo, mettete un like, condividete e iscrivetevi al mio canale Giacomo Intruna. Allora, con questo diciamo che ho terminato quello che vi dovevo far vedere. Questa è ancora la rucola da pulire, pensate un poco quando ne può uscire.
Con questa rucola si può mangiare per l'insalata che è molto buona, insieme con il pomodorino, olio extravergine pugliese, quello buono, la mozzarella. Si possono fare le bruschette, che sarebbero il pane tostato, bagnato un pochino con l'acqua, se è gradito un pochino più morbido, con la mozzarella, con la rucola e del buon ciliegino, sia quello locale che quello siciliano. Io con questo ho terminato, spero che il video vi è piaciuto, condividete, mettete un like al mio video e iscrivetevi al mio canale Giacomo Intruna. Vi saluto e vi auguro un abbraccio e un bacio a tutti quanti. A presto, al prossimo video. Ciao ciao!